Ecco come appare la città di Palermo ai garibaldini che entrano nella zona centro storico. Siamo il 2 giugno del 1860. Sulle barricate fatte anche con le botti del vino compaiono sacchi e macerie. In questa foto si vede il cappello del direttore di polizia su una barricata nella bergheria alberghiera. Le didascalie sono scritte in francese da Eugène Sevestre e la stampa è stereoscopica, cioè sono fatte a coppia per essere viste poi con il sistema stereoscopico per vedere in 3 dimensioni. Questa è un avamposto dei soldati napoletani nel quartiere dell'alberghiera durante la rivolta. Questa è un incendio del monastero alla Badia Nuova, piazza della Cattedrale. Questa è la piazza della Cattedrale, si vede la balaustra e il Collegio dei Gesuiti. Questa è il Palazzo Carini, incendio del Palazzo Carini. I cannoni d'Orsini sulla Piazza Pretoria, quindi accanto al municipio. Questo è un quartiere interno, soldati napoletani dentro l'alberghiera. Posizione di soldati napoletani dentro l'alberghiera. Rovine del bombardamento, qui si vedono proprio il bombardamento di Palermo. Bombe alla discesa dei Maccheronai. Palermo rovine nella piazza La Lumia. Bombe presso San Domenico, 22 morti sono rimasti sotto le macerie. Piazza Pretoria, residenza del generale Garibaldi.